Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Dunque, oggi è giovedì 6 maggio e io sono in centro, perché oggi non lavoro, ma devo andare da DM e poi volevo passare da Tiger a prendere delle cosine che Alessandra mi aveva chiesto una cosa di Tiger. E volevo fare un giretto e poi devo andare a fare un po' di spesa. No, spesa in realtà no, devo prendere il pane, due cosine. Vedete questo casotto qui? Perché sono passata da un mio amico che ha un negozio e mi sono fatta dare i cartoni per... In realtà me li sono fatte lasciare, ho sbagliato, perché io gli ho detto che mi servivano i cartoni per il trasloco. Ragazzi, mi ha dato 10 grossi e 10 piccoli, più tutti i nastri adesivi. E vabbè, a me in realtà serviva qualche scatola per mettere via la roba della cucina, 4-5 scatole, ne ho 20. Vabbè, comunque li terrò lì, riorganizzerò un po' di mansarda anche. E quindi mi devo portare a casa anche tutta questa robina qua. E nulla, adesso sono in centro, sono le 10 perché ho già fatto un po' di giri. Ora vado da DM e da Tiger e poi basta, ne vado a casa. Quindi ci aggiorniamo dopo per farvi vedere le cosine che ho acquistato. Ciao ciao! Ok ragazzi, giusto, dunque siamo arrivati a casa, sono arrivata a casa. Adesso vi faccio vedere quello che ho preso, ma prima volevo farvi vedere che sono passata dall'orto. Guardate un po' ragazzi, vabbè, ora qua c'è ancora una buccia perché sono stata un'ingorda. Guardate che meraviglia. Ci sono un sacco di fave, ma tantissimissime. Fate conto che queste qua le ho prese da 4 piante. Guardate che enorme, sono buonissime, fantastiche. E quindi, nulla, stasera fare salame e formaggio con i bambini, l'ho già preso oggi, l'ho comprato, perché mi era venuto il dubbio che ci potessero essere delle fave, effettivamente c'è pieno.
ha detto anche al mio vicino di prenderne un po' perché ce n'è veramente tante, mio marito non c'è. E poi rimangono lì e si vengono, e vengono grosse e vengono amare, è un peccato, sono dolcissime, sono buonissime. Comunque ragazzi, io ho un male qua, ma forte, perché devo aver fatto male gli esercizi in plank. Ho fatto ieri degli esercizi, già da lunedì in realtà che faccio gli esercizi, e devo averli fatti male, mi sono fatta malissimo. Allora, ho preso un chilo, che poi io gli ho chiesto un chilo, ma secondo me qua me ne hanno dati 2 chili, perché non è possibile. È enorme questo coso qua, di zucchini, perché costavano 1,99 al chilo. Gli ho detto un chilo, ma questi sono 2. Cioè, non si capisce. Infatti non mi ha messo il peso. Odio quando sono così. Odio. Allora, ho preso queste puntarelle perché erano già tutte belle pulite. Quindi stasera me le farò con i bambini, che gli piacciono tanto anche a loro. E poi ho preso delle albicocche. 10 albicocche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, non capisco perché tu dici una cosa e loro fanno quello che vogliono. Ora voglio vedere, voglio pesare i zucchini, ho chiesto un chilo di zucchini. No vabbè, 1,180 kg. Ero già maliziosa, mi sembrava molto di più. Alla fine sono io che non ci capisco niente coi piedi. Comunque, questa roba qua. Poi, sono andata a prendere del pane, come vi dicevo che mi mancava. Ho preso i cavolini di Bruxelles. Come sapete che... Allora, intanto scongelo questi qua per stasera. Vi faccio gli spiedini ai bambini con farmi trovare il formaggio. Poi ho preso sempre di nuovo quella mozzarella lì perché sono troppo buone, l'ho ripresa. Un'insalata, qua la mangio a pranzo. E poi ho preso dei radiatori integrali che li faccio oggi a pranzo. Poi qua basta perché c'è la bottiglietta e questi qua. E mettiamo via la nostra fantastica borsina. Poi sempre Kinder Pinguì e Kinder Paradiso, perché stamattina erano senza, sono andati in crisi, non ne avevamo più. Cosa mangiamo noi di colazione? Cosa mangiate voi di colazione? Ma c'era dell'altro, non era l'unica cosa che c'era, ma loro proprio senza la Kinder Pinguì. Ho preso della feta, perché ora che si cominciano a mangiare le insalate mi piace tanto, ma metterla nell'insalata. Poi, fame, salame e formaggio, come vi avevo detto. Stasera devo fare per forza le fragole. Poi ho preso questi qua, crostini soliti al prosciutto che piacciono a Ale. Dei trancini, che era in offerta, e poi della valeriana. Quindi per spesa solo questo, perché non avevo bisogno di altro. Che male ragazzi, non avete idea, c'è un male qua. Ieri mi faceva male tutto dietro la spalla, stamattina qua proprio ho fatto male l'esercizio. Lo dico io, non bisogna fare gli esercizi, bisogna stare fermi. Quando sto ferma sto bene. Se faccio gli esercizi non li so fare. Ci vorrebbe un personal trainer che mi segue. Vabbè. Poi sono andata da DM. Ah, sono andata anche da Tiger, ragazzi, ma non ho preso niente. Ho preso solo questi ai bambini. Ho preso solo questi ai bambini, che in realtà questa è una penna che ha le amiche di Alessandra, perché loro ci giocano, non so, fanno che cosa c'hanno, non ho capito bene. Però l'ho preso anche a Francesco, perché sennò chi se lo sentiva, 3 euro le penne con sopra il Tamagotchi, e quindi l'ho presa tutti e due, così non li sento, perché se la prendo solo a una, l'altra no, non sia mai. E poi invece da DM ho preso allora, ho preso un dentifricio a 99 centesimi che è 125 millilitri. 99 centesimi, mi sembrava buono, è dentifricio brillante,
protegge da carie, placca e tartaro per un bianco naturale dei denti, adatto solo per adulti. Poi ho preso un trattamento, questo qua della Balea, per riparatore istantaneo, 99 centesimi. Poi ho preso come si chiamano? Le capsuline, quelle colorate per il bagnetto dei bimbi, verde e rosso, c'erano solo così. L'avrei voluto prendere anche blu, ma non c'era. Poi ho preso questo deodorante per i denti, che dovrebbe essere spray. Sì, è tipo buono, antibatterico. Sapete che batteri, super igiene, tutto, tutto, ora ci mettiamo tutto dappertutto. Però mi piaceva il fatto che è cool fresh, perché praticamente date una rinfrescata. 99 centesimi da tenere in borsetta, secondo me ci sta. Lo metterò in borsetta al posto delle cingomme. Quello. Poi ho preso una crema da notte. L'ho presa in questo formato perché boh, mi piaceva di più, invece che il classico coso di vetro. Poi ho preso anche un siero Vital Intense Sensitive, no, Vital Intensive Serum. Ho preso sempre di questa marca DM perché ne parlano tutti bene. Poi non lo so, voi l'avete mai usata? Tra l'altro 3,90 euro questo siero, pochissimo, sarà metà praticamente. Ecco qua. Poi fatemi sapere se avete mai provato la roba della Balea e con cosa vi trovate meglio, che qual è il vostro prodotto secondo voi must have. Aspettate. Poi ho preso questo perché era in offerta a 4,50 euro, Cell Active gel intensivo anticellulite, visto che si avvicina l'estate. Ho detto, ma sì, è in offerta, prendiamolo. Tra l'altro è anche un bel bottiglione, un bel flacone enorme. E niente, dopo la doccia, massaggio serale, magari aiuta. E per ultima cosa invece ho preso questo qua che mi incuriosiva tantissimo, 1,99 euro, il Balea crema deodorante con bicarbonato al profumo di lamponi e magnolia. Non lo so, profumo molto buono, non so come possa deodorare. Rimarrà una scellazza per i maschi, non è adatto perché col pelo non penso che questa qua faccia. Ah, però è impalpabile, quando lo coso diventa tipo borotalco. Buono, vi farò sapere. Proviamo, anche da mettere in borsetta. Direi che la stai via. Scusate, le ascelle. Vabbè, lo proverò, farò sapere. E niente, questi qua li portiamo su. Questi qua, questo lo metto in borsa. E basta ragazzi, adesso io metto a posto, mi butto giù l'acqua perché è già mezzogiorno e mezza e poi noi ci vedremo dopo. Non ci siamo visti giovedì con il video perché è oggi giovedì, ma non uscirà nessun video ragazzi perché preferisco farvi un video un pochettino di contenuti più completo piuttosto che farvi tanti video, quindi lunedì, mercoledì, martedì, giovedì e venerdì, sono fuori, corti e con poco contenuto. E cos'altro volevo dire? Che più che altro è così adesso perché io ragazzi, non essendoci mio marito, la mattina, cioè, devo sbrigare anche un sacco di faccende burocratiche, queste cose qua, che è una menata da farvi vedere. E nulla, ci vediamo più tardi. Allora ragazzi, guardate un po', Francesco sta per fare il bagno e volevamo provare queste qua. Vediamo un po', eh. Sì, la metti tu, aspetta che c'ho una mano sola. Vediamo se funzionano queste qua. Dammi la manina. Non sembra tanto verde però. Vai, prova un po'. Wow! Verde Hulk, è vero! Funzionano, Fra! Sembravano poco verdi invece. Sembrava poco verde invece. Come si tengo?
Sì, vedevo il colore bello. Ma guardate che bello, è un verde fosforescente. Ma non ti devi far vedere nudo. Non ti devi far vedere nudo. Allora ragazzi, vi faccio vedere come mangiamo fave, salame e formaggio. Noi di solito mettiamo qua questo. Mais, fave, oh salame, mio Dio. E formaggio. Lui fa anche col mais, va bene. Comunque, mettiamo così. E poi si fa il fagottino e si mangia così. Buon appetito. Allora, buongiorno ragazzi. Oggi è il giorno dopo. Voi non avete capito. Cioè, io sono totalmente... Vi ricordate ieri che vi ho detto che avevo un po' di mal di collo? Che mi faceva un po' male per gli esercizi. Ecco ragazzi, cioè, da ieri sera alle 6:30, 7, non riesco più a muovere il collo. Sono presa 2 Voltaren ieri sera, 2, che io di solito non prendo medicine, ma ne ho presi 2 insieme perché c'era scritto che si poteva fino a 2 insieme, sperando che stamattina stessi un po' meglio. Mi sono svegliata, ho stata meglio tipo 10 minuti, un quarto d'ora, poi mi è tornato, non ce la potevo neanche fare, no? Poi mi è tornato, stamattina ho preso un altro Voltaren, adesso una mia amica mi ha dato questo qua che è un Morniflu, che dice che l'aveva dato a sua figlia per il torcicollo, che è un antinfiammatorio. Comunque ragazzi, ho fatto una nottata, un dolore, no, voi non capite, non potete capire, cioè mi fa male addirittura i muscoli del collo, mi fanno male addirittura deglutire da questa parte qua, quando io deglutisco mi fa male questa parte qua del collo, ma non è mal di gola, è proprio il fatto della deglutizione che muove il muscolo, cioè un dolore che non potete capire, terrificante. Ieri sera ho messo anche i cerotti, quelli caldi, e questa mattina sono andata da... mamma mia ragazzi, sono andata da, come si chiama, da DM di nuovo, perché avevano una crema termica fatta apposta per i muscoli, e ho preso anche dell'artiglio del diavolo, ora vi faccio vedere. Comunque io non ho mai avuto un male così. Ma ho fatto male sicuramente o la plank o gli esercizi, perché sentivo che quando facevo gli addominali li sforzavo sul collo. Comunque io gli ho detto a mio marito, io non sono fatta per gli esercizi, non devo farli, sto bene ferma, io a mangiare qualcosina, ferma. Comunque bando alle ciance, io spero che mi passi in fretta ragazzi, tra l'altro stasera ho la fidanzatina di Francia a mangiare qua, che prendiamo la pizza, non so come gestirò la cosa, perché mi fa male anche tenere un piatto, per dirvi. Vabbè, vi faccio vedere quello che ho preso, perché sono andata a prendere qualcosa per fargli la... Carina, vero? Sono così tutta di legno. Per fargli fare un po' di merenda. Allora, ho preso il Tuk Crisp, che era in offerta a 87 centesimi. Allora, ho preso dei mini gelati, adesso vado a metterli in congelatore perché sennò si sciolgono, aspettate. Eccomi qua, di solito metto a posto insieme a voi, ma ci metto un quarto d'ora a fare le cose, quindi non mi sembrava il caso. Poi ho preso dei croccantini, questi qua tipo Fonzi della Coop, così sono in loro dosi. Ah, questo gelatino qua anche, della Coop, proviamo a farlo. Qua che è singolo, proviamo a metterlo così, vediamo se ci sta. Ok, mamma mia ragazzi, porca miseria, non farò mai più esercizi, mai più, ricordatevelo. Allora, ho ripreso del sardo fresco insieme al salame per fare, perché abbiamo ancora tantissime fave, e quindi ho preso quelle. Dove l'ho messo l'altro? Qua abbiamo il salame di Sant'Alcese insieme al sale, vi dicevo. Poi ho preso una pagnotta di pane di semola. Ho trovato i pavesini double alla Coppa a 89 centesimi e ne ho presi 2. Così se oggi pomeriggio vi volessero per merenda,
li abbiamo, perché sapete che questi qua sono solo 12 dentro. Ce ne sono 12 nella confezione, ne ho presi due. Poi c'erano in super offerta questi qua, burrata e erbette, sono della Buitoni. In realtà c'era scritto 1,99, ma li ho trovati a 99 centesimi. Scadono 5-6, no, in realtà non sono neanche vicini alla scadenza. Li farò ai bambini nel weekend. Poi ho preso i tre ai miei figli, non so se vi ricordate, c'erano già tanto tempo fa, i crackers salato un po' dolce, come i Tuc più o meno. E a 89 centesimi li ho presi, a loro piacciono tanto. Poi ho preso delle simil Rochoc, sempre per oggi pomeriggio se vogliono far merenda con qualcosa di dolce, e il Certosa che l'ho trovato a 1 euro e l'ho preso. Basta. Dopodiché vi faccio vedere la roba che ho comprato da DM, perché sono andata in un altro DM. Speravo di trovare le bombette da bagno con dentro la sorpresa e le ho trovate, perché ieri da quell'altro non le ho trovate nell'altro DM. Allora ho preso questi qua che l'ho pagati 99 centesimi. Ah no, scusate, dalla Coppa ho preso anche la coscia di pollo che la mangerò insieme all'insalata, così è già pronta, perché non, proprio non posso cucinare, ragazzi. Ora mangio e mi butto sul letto dritta senza neanche cuscino, sperando di riuscire a starci. Poi ho preso questa crema qua che è per i piedi, c'è scritto al grasso di cervo. Io i piedi sono sempre tendenti allo screpolato, l'ho provata a prendere, ora che si avvicina l'estate. Crema per piedi, sempre questa qua, io mi sembrava di averla lasciata, vabbè, ero fuori, vabbè, due creme per piedi, questa qua è di quelle da viaggio, la metterò in borsetta. E la tengo lì, anche se non è che in giro, ma io metto tutta la roba da viaggio, quella più piccolina, e metto tutto in borsetta. Poi quando prendo la borsa pesa tantissimo e dico, ma cosa c'ho in questa borsa? C'ho tutta la roba da viaggio, queste cose. Già tutte le mie amiche sanno che quando succede qualcosa dentro la mia borsa sicuramente c'è quello di cui hanno bisogno, però è stra pesante. Allora, ho trovato anche le bombette da bagno, queste qua devono essere carinissime, tra l'altro ho preso quella blu, ora che ci penso. Sì. Questo qua avete visto che funzionano benissimo, infatti oggi gliel'ho preso anche blu perché mi piacciono tantissimo. 2,45 euro sono 10. E ora l'abbiamo verde, rosso e blu. Quindi gliel'ho preso anche blu. E sempre della solita linea ho trovato anche queste bombette. In realtà l'avevo viste dalla signora dove lavoro, che l'aveva presa suo figlio, e mi piaceva l'idea di prenderne anche al mio. Non si vedono, vabbè. Praticamente sono bombe da bagno, vabbè, leggo l'italiano che faccio prima. Sfera da bagno frizzante con sorpresa, promozione dedicata, uso con le dita asciutte estrarre la sfera dalla plastica e mettere nell'acqua della vasca. La durata ideale del bagno è di 10-15 minuti a 36-38 gradi. Dopo l'utilizzo pulire bene la vasca per rimuovere eventuali residui. Vabbè, comunque questi qua, ne ho prese due, perché sapete che maschio e femmina, cioè c'era solo azzurra in realtà, però almeno abbiamo due sorprese, non so cosa ci possa essere qua dentro. Però, vabbè, sicuramente sarà contento. Poi ho preso questo, che sarebbe il motivo per il quale io sono andata lì, perché mi ricordavo che ieri ce l'avevano. Anzi, questo è. Allora, questo qua è artiglio del diavolo. In caso di rigidità articolari con ingredienti naturali, qua altro che rigidità, io qua c'ho da piangere. Allora, praticamente indicato in caso di rigidità articolari. Invece questo qua, Mivoli spumata lenitiva per i muscoli, rinfresca e rivitalizza i muscoli tesi, lenisce i dolori da affaticamento e gli indolenzimenti muscolari. Texture in gel che si assorbe velocemente e non appiccica. Ideale anche per massaggi stimolanti sulla circolazione sanguigna. Bah, andrà bene questo qua. Non lo so, io provo a metterlo, ragazzi, perché mi fa proprio male. Non so se mettermi uno o l'altro. Cosa mi metto? Questo però è rigidità muscolari. Io metto questo. Che male, ragazzi, che male. Io spero che mi passi velocissimamente, perché è un dolore troppo forte, troppo fastidioso. Anche oggi ero lì a scuola
se uno ti chiama, ti viene l'istinto di girarti e tu non ti puoi girare, è un male, madonna, da piangere. Proprio una cosa terribile, terribile, basta. Ci vorrebbe lì il collare, perché poi mi dimentico, se sono ferma, sto dritta così che magari parlo con qualcuno, mi dimentico e mi viene in automatico di girarmi. Mamma mia ragazzi, che dolore. Allora vediamo un po' se ce la faccio a tirarmi su capelli. Cioè, pensate che se io appoggio le mani qua ho dolore, appena muovo un po' la testa ho dolore. Ma chi cavolo me l'ha fatto fare a me di fare quegli esercizi? Ma chi me l'ha fatto fare? Che vecchiaia ragazzi, ma 35 anni, ma si può non riuscire a fare due addominali perché sto così? Che cavolo. Ah, vediamo com'è questa crema, già un colore che mi fa paura, perché poi io odio quelle che diventano tutte calde, odio proprio. Cioè, mi è caduta, dove cavolo è andata? Come una mongola, oddio mio, non so dove è andata, se n'è andata nella maglia. Eccola, sulla maglia, non ho parole, non ho parole. Ah, mamma mia. Vabbè ragazzi, ci vediamo dopo, perché non mi sembra proprio bellissimo farvi vedere i miei patimenti. A dopo. Ecco qua, l'ho massaggiata un po', sono riuscita piano piano. Adesso questa qua invece fa effetto freddo, e quindi ci ho messo sopra questa perché fa freddo e mi dà fastidissimo il freddo su quella zona che mi fa male, però forse mi sblocca un po', speriamo. Quindi ragazzi, metto piano a posto qui, poi mangio e me ne vado a letto. Ci vediamo dopo, penso, per i saluti, perché poi io stasera ho a casa pomeriggio e sera fino alle 9:30, poi la porto a casa, ho la fidanzatina di Fra, che mi ha chiesto: mi manca tanto papà, possiamo invitare la mia fidanzata questo weekend? E va bene, domani stasera abbiamo la fidanzata di Francesco e domani l'amichetta di Alessandra. Ci tocca e nulla, ci vediamo dopo. Buongiorno, allora oggi è il giorno dopo ed è esattamente sabato, quindi questa sera dovrebbe uscire per voi il vlog. E mi ero accorta che non avevo ancora fatto i saluti. Come vedete il collo va molto meglio. Ho messo tanta di quella crema che vi ho fatto vedere, quella di DM, e ho preso il Gold Advance. Quindi per fortuna. Però nulla, volevo salutarvi con questo disastro. Cosa fate? Noi stiamo passando. E stavo dicendo... Nulla, oggi siamo con l'amichetta di Alessandra, come avevo detto, e nulla, io ne approfitto per salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video, e se vi fa piacere potete seguirmi anche su Instagram e mi trovate con il nome Il Mondo di Claire _ YouTube. Io con questo vi saluto, chiudo qua questo vlog così lo caricherò e questa sera ce l'avete. Vi auguro un buonissimo sabato e un buonissimo weekend e vi mando ancora un grosso bacio.